Sì, mi aspettavo di trovare un'azienda di queste dimensioni e soprattutto con questa specificità. È un'azienda peraltro giovane, molto giovane, che solo in Lombardia, dà lavoro a più di 1700 persone, prevalentemente ingegneri, ci sono anche dei periti, lavorano alle componenti dei microchips e questo è un fatto molto importante, soprattutto perché significa che anche in Italia si può produrre tecnologia ad altissimo livello e io credo che si debbano aiutare queste aziende che si stanno affermando senza alcun tipo di aiuto di Stato, semplicemente basandosi sulla loro competenza e sulla competitività e la concorrenza che realizzano sul mercato. Innanzitutto il governo è molto attento a tutto ciò che è investimento per quanto riguarda la ricerca. Noi abbiamo ad esempio una rete universitaria di straordinaria importanza e di eccellenza e dobbiamo fare in modo che la collaborazione tra il mondo dell'università e della ricerca e queste eccellenze industriali sia un rapporto sempre più biunivoco. Secondariamente ci sono dei progetti che possono essere finanziati e poi io ritengo, e questo sta avvenendo soprattutto nei rapporti con l'Unione Europea, che l'Italia possa far valere in modo diverso rispetto al passato l'importanza delle proprie aziende che investono in tecnologia, anche e soprattutto nel rapporto tra Unione Europea e ad esempio Stati Uniti d'America. Questo è veramente fondamentale, su questi tre pilastri il governo può impegnarsi ed è già molto impegnato.